Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un po' in tenuta casalinga con la felpa, un po' appena sveglia. Il tempo fuori è veramente uggioso, autunnale e quale migliore occasione quindi per fare insieme una ricetta autunnale. Era da un po' che volevo portare questa ricetta sul canale, ma penso sia uno dei dolci più difficili che io ho fatto in tutta la mia vita. Lo andremo a fare insieme tra pochissimo, giusto un intro veloce. Il dolce che andremo a fare oggi sono i Pumpkin Spice Rolls. I cinnamon rolls sono super famosi e invece, visto che siamo in tema autunno, per chiudere, diciamo, questa stagione autunnale, mi sembrava carino fare insieme una ricettina appunto autunnale. E quale cosa più autunnale della zucca? Quindi metteremo all'interno dei cinnamon roll un po' di zucca. La ricetta l'ho trovata su TikTok, non mi ricordo bene come si chiamava, se la trovo ve la linko nel box informazioni. E niente ragazzi, io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se vi fa piacere, di mettere like e di commentare. E detto questo, fatti i dovuti preamboli, direi che possiamo spostarci nella magica cucina per iniziare questa ricetta. Eccoci qua ragazzi nella magica cucina. Qua adesso siamo un po' pieni di ingredienti, appunto perché ho messo già qua tutto quello che ci servirà per l'impasto di questi rolls. Praticamente faremo prima l'impasto, poi il filling, quindi quello che ci andrà dentro, e dopodiché lo sciroppo e la glassa che ci andranno sopra. Sono quattro passaggi, ci metteremo una vita intera, quindi cominciamo, ma sono sicura che saranno buonissimi. E ci sono tutti gli ingredienti che mi piacciono di più. Rimbocchiamoci le maniche e partiamo subito. Allora, ovviamente, ragazzi, useremo la nostra amata planetaria, che speriamo non ci giochi brutti scherzi come l'ultima volta. Non so se avete visto il video di quando ho fatto la Sacher. Gioie e dolori, più dolori che gioie, però è venuta molto bene. Io direi che prendiamo la bilancia e andiamo a inserire tutto dentro già la planetaria, perché non ho voglia di sporcare ciotole come l'ultima volta, che poi sono stata tipo 100 anni a pulire. Vanno inseriti all'interno della planetaria 600 grammi di farina zero e via, buttiamocela. Dovrebbero venire circa 12 rolls con queste dosi. 50 grammi di zucchero semolato, 50 grammi di zucchero di canna. Poi cosa ci vuole? Pizzico di sale, che nei dolci, ragazzi, mi raccomando, è importante perché tira fuori tutti i sapori. So, mi metto anche i capelli indietro, che non vorrei che ci andasse a finire mezza parrucca dentro alla ricetta. Caffè in polvere. Il caffè granulare, non lo so, io non l'avevo mai comprato nella mia vita, ma fa sempre parte questa ricetta di quelle robe americane in cui ho dovuto tradurre tutti gli ingredienti che erano in cup, odds, eccetera. Io, se non mi complico la vita nelle ricette, non sono contenta, a quanto pare. Non va la bilancia. Quanto ne devo mettere? Ah, se no, ragazzi, andiamo ad occhio, eh. Io direi che 5 grammi ci siamo, secondo me. E li facciamo belli speziati, ragazzi, perché a noi le spezie non ci tradiranno mai. Sono proprio buone. 5 grammi di cannella in polvere, che sono un botto, adesso non so come farò a pesare 5 grammi, sinceramente. Quasi quasi lo faccio in una tazzina di caffè per vedere se la bilancia ci degna della sua presenza. Ma perché il mio cucchiaino? Sono stupida, sono. Niente, i 5 grammi non ce li vuole far pesare. Andiamo a occhio, ragazzi. È l'unica soluzione. 2,5 grammi di zenzero in polvere. Oggi abbondiamo, eh. E 2,5 grammi, ragazzi, di noce moscata. E li andiamo a mettere sempre dentro la nostra planetaria, insieme a tutti gli altri ingredienti. Ho paura di essere stata un po' scarsa. Non lo so. Non ho neanche setacciato niente. Vabbè, ragazzi, sempre anarchia. Le cose verranno bene, don't worry. Ora che abbiamo messo tutto nella planetaria, ovvero cioè gli ingredienti secchi, iniziamo a mescolare. Dobbiamo mettere all'interno delle polveri le cose liquide, quindi un uovo e un tuorlo, 230 ml di latte tiepido, 30 ml di olio di semi. All'interno del latte bisogna andare a sciogliere
11 grammi di lievito istantaneo, poi estratto di vaniglia, importantissimo, e la zucca caramellata, che adesso sta riposando un attimo perché era caldissima. Praticamente la zucca caramellata come si ottiene? Semplicemente con del purè di zucca è fatto cuocere sul fuoco per eliminare i liquidi, così che sia un po' più thick e quindi non vada a bagnare troppo il nostro impasto. 10 years later. Bene ragazzi, abbiamo fatto impastare importante per 15 minuti con la planetaria, bello sbatto, soprattutto se non avete la planetaria. Infatti vi consiglio questa ricetta se avete la planetaria, ma vi dico che il quarto d'ora serve veramente, non è una cavolata, perché all'inizio sembra tutta separata, non si incorda bene, poi vedete proprio che l'impasto diventa bello, tutto bello omogeneo, che non si attacca, proprio bello, bello, sono molto soddisfatta, adesso ve lo faccio anche vedere. Comunque direi che per oggi la nostra planetaria ci ha dato delle gioie. Come vedete l'impasto è veramente bellissimo. Adesso direi che allora bisogna prendere una ciotola, oliarla con dell'olio. Andiamo a prendere il nostro impasto che è venuto da Dio. Da Dio! Che bello! Sono molto contenta quando le cose vengono bene, proprio sono felice. E lo andiamo a mettere all'interno di questa ciotola. Vedete com'è elastico? Adoro. Bene ragazzi, qua c'è l'impasto, l'abbiamo messo dentro alla ciotola oliata, mi raccomando che sennò si attacca tutto, che dopo non riusciamo più a togliere. Ci andiamo a mettere un panno pulito sopra e lo mettiamo sotto le coperte a fare un bel riposino per un'ora e mezza. L'impasto sta riposando, io direi che possiamo andare a fare gli altri tre procedimenti: il ripieno, lo sciroppo al caffè e la glassa. Il ripieno come lo facciamo? Allora, ci serviranno 25 grammi di zucchero caramellata, questa cacatina qua che mi fa già ridere, e in una ciotola. Dobbiamo aggiungere tutto in uno e siamo a posto, quindi questo è già abbastanza facile. Poi dobbiamo aggiungere 113 grammi di burro, poi 200 grammi di zucchero di canna. Io veramente sto impazzendo con queste quantità di zucchero, cioè allucinante, vabbè. Mamma mia, mamma mia. Quando scrivi la ricetta, quando la traduci, non ti rendi conto effettivamente di quanto zucchero c'è. Vabbè. Poi 8 grammi di cannella e 8 grammi di caffè istantaneo, che ho già mescolato dentro a questo ciotolino, lo andiamo a mettere qua. Ragazzi, secondo me caffè istantaneo americano e caffè istantaneo italiano sono due cose diverse. Forse questa ricetta saprà molto di caffè. Chi lo sa? Lo scopriremo. Comunque, pizzico di sale che non manca mai. Zam zam. E adesso, ragazzi, semplicemente dobbiamo soltanto andare a mescolare il tutto, che sarà il nostro filling. Una volta che l'impasto sarà lievitato, andremo a mettere questo all'interno per poi arrotolare tutto. Ecco, ho fatto già un danno. Perfetto. Questa, ragazzi, è la consistenza che deve avere il ripieno. Ora lo faccio riposare un attimo finché l'impasto non è pronto. Benissimo, adesso facciamo lo sciroppo al caffè, che è molto semplice. Bisogna prendere un pentolino che poi andrà sul fuoco, dentro al quale andranno messi 60 ml di acqua. Benissimo, con questi 60 ml di acqua dobbiamo andare a mettere 100 grammi di zucchero semolato. Questa ricetta è piena di zucchero, ragazzi, cioè diabete solo a farla. 8 grammi di caffè istantaneo, pizzico di sale e poi 2 grammi di cannella in polvere. Ecco, ne ho messi 3, ma vabbè, va bene. La cannella è sempre molto buona. Tutto ciò deve andare sul fuoco finché l'acqua evapora e rimane soltanto uno sciroppo, che deve essere abbastanza thick, abbastanza denso. Bene ragazzi, è giunto il momento della glassa. Non so neanche io come ci siamo arrivati, vi dico la verità. Dobbiamo pesare. Altro burro, 113 grammi che sono già qua dentro, e dobbiamo metterli insieme al Philadelphia. 175 grammi. Il burro e il Philadelphia dovranno essere montati con le fruste, perché in questa ricetta, ragazzi, non ci facciamo mancare nessun tipo di elettrodomestico, e finché non saranno spumose. Allora, triste storia,
il Philadelphia e il burro non si sono mai, non è mai diventato spumoso con le fruste di merda, ma si è separato. Quindi adesso proviamo a recuperare la situazione e andiamo a mettere lo zucchero a velo e l'estratto di vaniglia. Poi direi che invece montiamo la panna a parte e dopo gliela mettiamo dentro, così diventa spumoso grazie a quello. Speriamo, perché sono un po' demoralizzata, vi dico la verità. 180 grammi di zucchero a velo, per non farci mancare nulla ovviamente. Tipo 10 kg di zucchero ci sono in questa ricetta. Impegnativo. Comunque adesso qua mescoliamo, pregando il cielo che non diventi qualcosa di liquido, schifoso, orrendo. È qualcosa di terribile. Perché? Come si fa, ragazzi? Come si fa? Ma noi la teniamo così, proprio. Non c'è pericolo che la faremo di nuovo. Già si sta lisciando di più, sono contenta. Mettiamoci anche l'estratto di vaniglia per non farci mancare niente. Anche qua sempre la solita spruzzata. E adesso andiamo in un'altra ciotola, tanto per cambiare, a montare la panna. Fredda da frigo, ragazzi, mi raccomando, la panna, se no non monta. Però non monta neanche se non riesco ad aprirla. Come facciamo? Che palle! Ma perché? Questa ricetta mi sta sabotando. 50 grammi, no scusate, 50 ml. E adesso la andiamo a montare, speriamo che questa monti. Adesso, visto che l'ho tentata con la panna montata, solo che, cioè, la panna montata è questa quantità, ovvero misera. Non so quanto potrà andare a migliorare la situazione, ma noi la mettiamo e mescoliamo con una spatola dall'alto verso il basso per farla amalgamare. È rimasta molto liquida questa crema. Ma che ce vogliamo fare? Rimarrà così. La metteremo con il cucchiaino sopra e poi la faremo solidificare in frigo. Buona sarà buona, no? Sentiamo. Dolce. Eccoci qua, ragazzi, dopo la lievitazione. Guardate quanto è diventata grossa il nostro impasto. Sono contentissima. Ho già spolverato il piano di lavoro con della farina e adesso ci capovolgiamo l'impasto sperando che scenda. E adesso dobbiamo andarlo a stendere. Adesso mi aiuto un attimo con le mani per dargli una stesura veloce. Vado a spolverarci anche un po' di farina sopra in maniera che non si attacchi al mattarello, adesso che l'andiamo a stendere. E adesso col mattarello andiamo a formare il nostro quadrato. Bisogna ovviamente farlo più lungo da una parte in modo che vengano 12 rotoli. Da questa parte lo faccio un po' più sottile, come dice la ricetta, perché così la spirale verrà migliore. Quindi da un'estremità del nostro arrotolamento la facciamo un pelo più sottile. E ora prendiamo il filling, lo vado a spalmare uniformemente su tutto il nostro impasto. Spero che basti. Ma basterà. Ora che vedete che tutto il filling lo abbiamo steso, vado un attimo a pareggiare i lati e direi che siamo pronti per arrotolare. Lo faccio bello stretto. Molto bene, il nostro rotolone è pronto. Devo dire che mi piace tantissimo. È perfetto proprio, è perfetto. È tutto lungo uguale, grosso uguale. Sono molto contenta. Ora dobbiamo prendere un coltello molto affilato e fare i nostri 12 rotoli. Io inizio tagliando a metà e poi da ognuno ne ricavo 6. Poi anzi di nuovo a metà e da ogni salsicciotto ne ricavo 3 e li vado a mettere nella teglia. Adesso li ricopriamo con un panno e li facciamo riposare un'altra mezz'ora. Bene, ragazzi, cambio outfit perché dopo devo andare a lavorare e non posso andarci con la felpa sporca di impasto. I rolls sono un po' più cresciuti e adesso li mettiamo in forno a 180 gradi per 25-30 minuti. Io penso li terrò 30 minuti per sicurezza, non voglio che siano crudi. Bene bene, ragazzi, abbiamo sfornato e ve li faccio vedere subito. Questi sono i cinnamon roll sfornati, sono un po' marroncini, però avevo paura che rimanessero troppo crudi. Secondo me così dorati ci sta. Adesso bisogna farli riposare per una mezz'oretta circa e poi andiamo a metterci tutti i condimenti che abbiamo fatto in precedenza. Dobbiamo prendere lo sciroppo di caffè, che è tutto qua bello denso, e lo dobbiamo mettere all'interno delle nostre girelline.
un po' così, boh, non troppissimo, soprattutto al centro, insomma, dove c'è la fessura, no? Che così si va tutto a pregnare dentro al nostro roll e lo rende tutto bello juicy. E adesso che si presentano così, tutti belli caramellosi, ci andiamo a mettere sopra una bella scucchiaiata su ognuno di frosting. Neanche di questo esageriamo perché è veramente dolcissimo. È un po' too much, se no. Adesso direi che li mettiamo in frigo e li facciamo belli solidificare, anche la glassa che c'è sopra, tutto lo sciroppo, così sarà tutto bello impregnato quando li andremo a mangiare. Eccoci qua con i pumpkin spice rolls già iniziati. Cosa ne pensi? Buonissime. Mamma, cosa ne pensi? Molto buoni. Bene. Mio padre dorme, ma piacciono molto anche a lui. Quindi direi ricetta top, replicatela. Non ve ne pentirete.